Il futuro è donna e questo video è dedicato a tutte le fisioterapiste donne d'Italia. Donne, mostratevi a noi! Questo è Confronto e questa è la mia semplice e umile opinione e come sempre voglio sapere la tua. Quindi se sei una donna fisioterapista, metti un bel like, condividi il video ed iscriviti alla community di FisioGo. Oggi parliamo di donne e fisioterapia, ma prima la sigla! Perché faccio questo video? Perché semplicemente ho preso in esame due semplicissimi dati che ho sempre davanti al computer di fronte a me. Il primo, se ci fai caso, è che in tutte le interviste di Fisio con The Root ci sono solo ed esclusivamente uomini. Un campo di fave praticamente. Nel secondo caso però, se vado ad analizzare bene i dati, per quanto riguarda visualizzazioni, condivisioni e like, le donne sono in netta maggioranza. E quindi ho pensato, devo fare qualcosa per dare visibilità alle donne che lavorano in fisioterapia e riabilitazione. Quindi oggi voglio elencare molti pregi che hanno le fisioterapiste italiane e alla fine di questo video voglio farvi un regalo, però lo dovete seguire tutto. Ma iniziamo! Una fisioterapista donna è sempre più bella da vedere rispetto a un fisioterapista maschio. Durante i corsi di formazione le fisioterapiste sono sempre molto più attente rispetto agli uomini e prendono una montagna di appunti. In media, durante i corsi di formazione, le fisioterapiste sono le prime a mettersi in gioco in prima fila per testare personalmente una tecnica o un dispositivo. Le fisioterapiste hanno più pazienza, soprattutto con gli anziani e con i bambini. Le fisioterapiste non criticano a prescindere, ma fanno solo esclusivamente critiche costruttive. Le fisioterapiste non hanno la puzza sotto al naso. Le fisioterapiste, prima di fare qualcosa, chiedono consigli senza aver paura di essere giudicate. Le fisioterapiste, essendo giustamente donne, sono molto più sensibili degli uomini e quindi durante il trattamento, oltre a fare le fisioterapiste, fanno anche da psicologhe per il paziente. E per ultimo, ma non per importanza, le fisioterapiste sono sempre le prime che mi vengono a salutare quando ci incontriamo ai corsi di formazione in giro per l'Italia. Quindi, visto che voglio dare visibilità alle donne e mostrare all'Italia che la fisioterapia non è solo uomo, ma soprattutto donna, da oggi, in base alle zone d'Italia in cui mi troverò, invito a farmi contattare dalle fisioterapiste della zona per fargli una bella intervista on the road, perché sinceramente non è giusto far parlare solo gli uomini. Dopotutto, se FisioGo esiste, è perché io esisto, e se io esisto lo devo a una donna, cioè mia madre. E sono fortunato perché in casa ne ho anche altre due di donne, moglie e figlia. Quindi, fisioterapista donna, se questo video ti è piaciuto, metti un bel like e condividilo. Ed iscriviti alla community di FisioGo al sito www.fisiogoitalia.com e contattami per prenotare il tuo posto per FisioGo on the road. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!